Perché unire le forze? Perché se l'informazione è prevenzione, noi dobbiamo assolutamente, scusate, non avevo la telecamera, partire dal presupposto che l'epigenetica sta sopra la genetica. Quindi dobbiamo incominciare a creare cultura. Sì, lo sappiamo, ma probabilmente ancora questo non è diventato una pratica. Non è diventata una pratica neanche nell'anamnesi, neanche nell'azione che facciamo tutti i giorni. Del resto, la genetica è il nostro hardware e l'epigenetica è il software. Quindi, dall'aria che respiriamo al cibo che mangiamo fino ai pensieri, a ieri la lezione magistrale di Elisabetta sul nostro atteggiamento, sul pensiero, è stata eccellente, ma anche quella di tutti gli altri relatori. Ma questo ancora di più oggi. Qual è il nostro atteggiamento verso questi aspetti, questi fattori che condizionano la nostra vita da un punto di vista epigenetico? Cos'è che stiamo facendo per contrastare la carenza di ossigeno a livello cellulare? Cosa stiamo facendo? No, pensiamo che l'ossigeno, sia un fattore, determinante principale oppure magari lo diamo per scontato. Non è così scontato perché spesso respiriamo, ma l'ossigeno non arriva alle nostre cellule e se non arriva o non viene consumato nella maniera giusta, questo provoca carenza di ossigeno, acidosi, stress ossidativo, infiammazione. Ne parlerà ampiamente il dottor Mauro Miceli, di quanto questo aspetto sia fondamentale, ma l'epigenetica, come ci dirà tra poco il grande professor Biava, ci insegnerà che il codice epigenetico della vita fa la differenza, il software della vita, tutti i fattori, vedete, gli indicatori epigenetici, tutte le interferenze, i disruttori endocrini, le interferenze delle frequenze, le sfide ambientali come i campi, le sostanze chimiche, gli idrocarburi, i metalli pesanti, le radiazioni. Che pochi prendono in considerazione, vi parlo del radon, vi parlo di raggi gamma, non è inquinamento emesso dall'uomo, perché noi no, sempre ci focalizziamo lì, ma è anche l'inquinamento di dove viviamo, l'inquinamento tellurico dovuto ai raggi gamma, ai radon. Viviamo e lavoriamo spesso in zone dove si respira questo gas pericoloso e l'Organizzazione Mondiale Sanità ha messo il radon tra i fattori scatenanti di malattie a livello polmonare, tumori e non solo. Quindi questo è un altro problema da prendere in considerazione. E il nostro test epigenetico in 12 minuti rileva questi fattori delle carenze nutrizionali, l'impatto ambientale e possiamo intervenire prima che queste creino un problema. Allora aumentare le nostre difese. Ecco che si parla del sistema immunitario, come dicevamo prima con il grande Livio Sgarbi. Cosa possiamo fare per rafforzare il nostro sistema immunitario? Oppure cosa stiamo facendo in questo momento per rafforzare il nostro sistema immunitario? Ecco l'infiammazione. È il killer silenzioso della nostra vita, ne parliamo probabilmente poco, perché ne parliamo quando siamo infiammati. Cosa dobbiamo fare per prevenire l'infiammazione? Allora, se questo costituisce un fattore di rischio altamente significativo sia per morbilità che per la mortalità, dobbiamo intervenire. E pensate che la prima causa di infiammazione parte da una carenza di ossigeno a livello cellulare mitocondriale. Non parte da altri fattori, parte da una disfunzione mitocondriale, parte dal DNA mitocondriale, parte da lì, parte dall'endotelio, dal microcircolo, parte da questi fattori a livello microcircolatorio che inizia l'infiammazione. E poi, quindi, l'infiammazione a livello mitocondriale scatena tutte le serie malattie che ben conoscete. Allora, gli studi ormai, come vedete, ormai l'impatto proprio delle patologie croniche degenerative parte proprio dall'infiammazione. Allora le malattie però sono in aumento, ce ne accorgiamo un po' tardi. Le neurodegenerative, l'aterosclerosi, i metaboliche, i tumori sono in aumento. Partono tutto da una disfunzione a livello mitocondriale, a livello cellulare, perché noi siamo cellule, non siamo un organo, un fegato, una milza, un cuore, un cervello. Siamo 100.000 miliardi di cellule, dobbiamo occuparci delle cellule, del DNA mitocondriale. Ogni cellula, certo, è una piccola città,
dal municipio al muro di cinta, alla fabbrica, alla centrale elettrica. E cosa stiamo facendo per mantenere in salute o per ripristinare la funzionalità mitocondriale cellulare? Basta pensare alla lezione magistrale del dottor Pace la settimana scorsa sulla lipidomica, sull'infiammazione legata alla tutela dell'equilibrio degli acidi grassi essenziali, della membrana cellulare, quanto sia importante per il nostro sistema immunitario minacciato tutti i giorni da questi fattori. Certo, ma non si nasce tutti uguali. Noi mangiamo per produrre idrogeno, respiriamo per avere l'ossigeno, ma non lo facciamo più in un ambiente come 100, 200, 300 anni fa. Questa è epigenetica. Una volta la nostra vita veniva condizionata da cibi sicuramente più sani, più naturali. L'ambiente non era così inquinato, le madri erano molto più sane, le linee materne, perché parliamo sempre di Eva mitocondriale. Allora, questo meccanismo, vedete, all'ATP, la produzione di energia a livello mitocondriale del giusto apporto di ossigeno e idrogeno, pensate, è l'energia più potente che esiste in natura. Basta pensare che utilizziamo, no, la fiamma ossidrica per tagliare le lamiere. Quindi questo avviene tutti i giorni, miliardi di volte al giorno a livello cellulare per ricaricare le nostre batterie. Ma quando andiamo in carenza di ossigeno e i danni provocano stanchezza, dalla stanchezza cronica alla fibromialgia e ai dolori, e non manteniamo un livello ottimale di ossigeno, è chiaro che poi si va incontro anche all'ischemia e iperfusione. Quindi ipossia, ischemia e iperfusione sono il rovescio della medaglia, ma anche la nostra vita, perché l'ossigeno, che è indispensabile dal metabolismo alla riproduzione, alla escrezione, all'omeostasi della nostra vita, non viene mai presa in considerazione come primo fattore di rischio cruciale quando manca l'ossigeno, quando non è consumato. E allora può naturalmente servire respirare bene, perché la respirazione è la nostra vita, imparare a respirare è fondamentale, ma questo ossigeno che arriva, lo scambio di ossigeno nel sangue, cosa respiriamo insieme all'ossigeno? A parte altri gas nobili, cosa respiriamo? Particolato aerodisperso, PM10, PM2,5, PM0,5 e PM1, tutti questi particolati che è in grado di entrare nella barriera, entrare a livello embrionale e condizionare da un punto di vista epigenetico la nostra salute. Ecco il problema. Respiriamo litri e litri e litri di aria, beviamo litri di acqua e pensiamo solo alla dieta. Io penso che dobbiamo incominciare a capire che prima di qualsiasi dieta c'è la corretta ossigenazione a livello cellulare. L'importanza è il ruolo dell'ossigeno, ma il testo di fisiologia medica, no? Come insufficiente ossigenazione a livello cellulare, Warburg 1931, premio Nobel. Guardate questo studio importante di cancer, pubblicato su Cancer Cell nel 2003, e poi vi dico una cosa interessante. Guardate, la mancanza di ossigeno, in altre parole, fa nascere sulla superficie esterna della cellula una sorta di antenna oncogene in grado di generare metastasi. Allora, cosa possiamo fare per ripristinare gli adeguati livelli di ossigeno a livello cellulare? Questo è fondamentale. E questo è un articolo pubblicato, dice la mancanza di ossigeno provoca metastasi, è un articolo importante, vedete, la strada per un farmaco è ancora lunga, ma questo è un passo importante. Scusa, non serve un farmaco, aumenta l'ossigenazione, ci sono tanti, c'è l'ozonoterapia, c'è il self-food che aumenta l'ossigeno a livello cellulare, ormai l'ozono ha degli studi importantissimi come il self-food, come mai di queste cose non se ne parla? E poi la disfunzione mitocondriale, che è legata a tutte le patologie, e il DNA mitocondriale è il segreto della longevità. I mitocondri, difetti cardiaci congeniti, guardate tutti gli studi importanti pubblicati. I mitocondri, la disfunzione endoteliale nel diabete mellito. La genetica, la Sebastiana Pappalardo, già, no? Solo le femmine la possono trasmettere, le malattie, attraverso una disfunzione mitocondriale, quindi proteggere. Assolutamente la funzionalità mitocondriale è fondamentale per la nostra salute. E poi, come vedete, ancora l'eredità femminile, quindi
il DNA mitocondriale della donna, che può, se è difetto, può trasmettere malattia. Addirittura le malattie mitocondriali influenzano il microbiota, quindi si parte sempre da una disfunzione mitocondriale. Poi mettiamo a posto il microbiota, ma mettiamo a posto prima i mitocondri. Guardate, i risultati supportano l'idea che le mutazioni nel MIT DNA ereditate per via materna influenzino sia il microbiota intestinale sia le malattie a esso correlate. E gli studi stanno sempre di più andando verso questo senso e questo obiettivo. Quindi dobbiamo ricaricare le batterie. L'uomo, anche l'invecchiamento, è dovuto a una disfunzione mitocondriale. Perché? Perché qualunque dolore, sofferenza, malattia cronica è causato da una insufficiente ossigenazione a livello cellulare. E se per piacere chiudete i microfoni, grazie. È fondamentale questo aspetto. Perché poi se andiamo in carenza di ossigeno, come sapete, c'è l'ossidazione e uno dice, beh, uso gli antiossidanti. No, dobbiamo utilizzare modulatori, non antiossidanti, non dobbiamo bloccare la reazione perché i radicali liberi sono anche la vita, sono anche indispensabili per numerose funzioni anche del sistema immunitario, quindi attenzione a non assumere chili di antiossidanti perché questo comporta anche uno squilibrio. Quindi come possiamo intervenire? Con la medicina mitocondriale, la medicina cellulare, la medicina preventiva, la bionutrizione cellulare, l'epigenetica, la rigenerazione, come se ne parlerà oggi con la riprogrammazione cellulare il professor Biava, attraverso la nutraceutica e la nutrigenomica. Questo è fondamentale, ma lo possiamo fare anche a scopo preventivo. Non possiamo aspettare sempre che ci sia un problema. Cosa fare? Regolare il consumo di ossigeno a livello cellulare. Noi sapete, da sempre proponiamo Cell Food e ne voglio parlare in modo approfondito oggi, perché tutti mi mandano le mail, ma ce lo spieghi meglio, allora vi dico come nasce. Nasce negli anni 40 attraverso questo grande scienziato Everett Story, che diceva aveva chiaro un fatto. Allora, c'era un problema, c'è un problema di radicali liberi e quindi ci voleva una risposta antiossidante. C'era un problema di intossicazione e ci dovevamo disintossicare l'organismo, ipossia ossigenazione, medicina ortomolecolare integrazione, acidità tissutale, carenze enzimatiche, ruolo degli aminoacidi essenziali, la disbiosi e le cure della disbiosi, la diatesi, logoterapia, l'ossigenazione, l'omeopatia e la dimerizzazione, la funzionalità cellulare a biodisponibilità. Pensate, tutte queste cose lui le ha messe insieme in una goccia di Cell Food. Fondata nel 1969, iniziò a produrlo e pensate, lui andava in giro a regalare Cell Food come, dentro alle tazze, perché pensava che questo fosse il modo migliore per aiutare le persone. Oggi è in 90 paesi nel mondo. E come funziona Cell Food? Allora, questo è il brevetto che lui ha depositato all'FDA, naturalmente è una formula di proprietà. Lui lavora sulla molecola dell'acqua. Poiché l'ossigeno è più un elettronegativo dell'idrogeno, gli elettroni tendono a distribuirsi intorno all'idrogeno, gli atomi di idrogeno presenteranno una carica parzialmente positiva e gli atomi di ossigeno una carica parzialmente negativa. Questa separazione di carica produce un netto momento dipolare sulla molecola. Allora, quando noi mettiamo il Cell Food nell'acqua, il Cell Food carica negativamente l'ossigeno. Questa è una modalità esplicativa, quindi è molto più complicato, ma è solo per trasmettere il concetto di come funziona Cell Food. Per una sorta di equazione elettromagnetica si lega ai radicali liberi, fa un'azione antiossidante. L'ossigeno creato, se non viene utilizzato, quindi il Cell Food vi ricordo che satura al 100% l'emoglobina, se non viene più utilizzato, si lega all'idrogeno e forma acqua. Quindi o fa un'azione antiossidante, o ossigena le cellule, o riforma acqua e quindi aumenta la diuresi, disintossica l'organismo, quindi è un prodotto assolutamente atossico.
aumenta l'ossigeno fino all'80% con una capacità antiossidante 30 volte più elevata del plasma umano, in grado di creare un sistema colloidale. Pensate che l'acqua cambia il suo stato dalla conduttanza da 9 nicron a 192.323 e lo zeta potenza da 3,65 a 9,22. Questo dato vuol dire che il cell food, una volta messo nell'acqua, fa diventare l'acqua simile a sangue o linfa, quindi un colloide altamente biodisponibile, assimilabile a livello mucosale e sublinguale. Pensate che in 0,64 secondi è nel sangue. E come sapete, oggi la sfida, come dimostra anche tutta la ricerca scientifica, sono le somministrazioni sublinguali o altamente biodisponibili per la via mucosale. Quindi ecco perché poi abbiamo anche vitamine spray sublinguale. Perché spray sublinguale? Vedete la differenza tra una pillola, poi lo vedremo col professor Miceli, ma vedete la differenza tra una pillola e la biodisponibilità di una formulazione spray? Cambia tutto. Allora, è un farmaco, è legale, è tossico, è pericoloso? No, guardate, non solo sono stati fatti gli studi e è un prodotto utilizzato ormai in tutte le gare dei professionisti amatori a livello mondiale. Pensate che è stata vinta la maratona, la marcia, maratona nel 2000, le Olimpiadi nel 2012 dal grande cinese allenato da un nostro allenatore italiano. Che ha preso assunto 300 gocce in gara di cell food, in gara 300 gocce, 20 km di marcia. E se volete poi c'ho tutti i risultati, tutti i libri, le testimonianze, le foto. Questo è assolutamente atossico. Pensate che se ne può bere anche da 1 a 5 grammi per chilo di peso senza tossicità. Allora, quando si assume un prodotto, bisogna anche essere sicuri che questo prodotto non abbia la dose letale, cioè è un integratore, non deve fare male, prima di tutto. E poi attenzione alla dose. Senza carboidrati, caffeine, efedrine, sostanze stimolanti, sostanze sintetiche. Cosa fa? Non è un farmaco. Ossigena la cellula, depura l'organismo, nutre le cellule, riequilibra il pH tissutale, svolge un'azione antiossidante 30 volte più potente del plasma umano. Penso che sia un'ottima forma di prevenzione. I casi messi insieme dal nostro comitato scientifico, poi per qualcuno che vuole approfondire, gli rimando volentieri tutte le informazioni. È uscito nel 2015 questo libro, La modulazione fisiologica ad ossigeno on demand, scritto insieme a altri 18 medici. E per chi non lo sapesse, Cellfood in Sudafrica, quindi grazie all'Università di Pretoria, che è uno dei massimi centri di ricerca dello sport, un'università importante, è diventato prescritto e rimborsato dallo Stato. In Italia non succederà mai, però quindi vuol dire un prodotto interessante, che viene rimborsato. Sono stati fatti studi sugli atleti, guardate, riduzione della frequenza cardiaca, aumento dell'emoglobina, aumento dei globuli bianchi, riduzione dell'acido lattico. Tutti gli studi sono pubblicati su PubMed, quindi digitate PubMed, scrivete Cellfood e vi escono tutti gli studi scientifici che potete consultare. Ed ecco perché siamo arrivati a volere con tutte le nostre forze costruire una scuola di alta formazione per fare in maniera che le persone possano contribuire, migliorarsi. Condividere anche la loro conoscenza, la loro esperienza, insomma unire le forze attraverso l'epigenetica, la biofisica e la nutrizione. Il rovescio della medaglia, non possiamo ormai andare avanti e non prendere in considerazione il fattore epigenetico e biofisico della nostra vita. Siamo biofisici, c'è poco da fare, produciamo energia. Se noi misuriamo il potenziale delle nostre cellule, è in volte, vuol dire che quel volte crea un campo magnetico. Se crea un campo magnetico, noi creiamo un campo magnetico e sappiamo che si può misurare. E infatti utilizziamo l'elettrocardiogramma, l'encefalogramma, la risonanza magnetica per fare delle indagini sulla nostra salute. E allora, se è vero che l'epigenetica condiziona la nostra vita e se è vero che la vita è urgente e il DNA non è il tuo destino, noi possiamo intervenire. Questa è la situazione. Dobbiamo intervenire soprattutto con una consapevolezza: non si nasce tutti uguali. Quindi incominciamo anche, oltre ai reali rischi congeniti, cardiovascolari, tumorali, eccetera, capire anche co
come funziona tutta la semiotica della nostra, della medicina, quindi indagare anche a seconda della costituzione di quella persona, partendo dalla disfunzione mitocondriale, dal microcircolo. Allora, in tutto questo parliamo di inquinamento, sì, un fattore che 100-200 anni fa non avevamo, forse neanche 300 anni fa. Guardate, 467.000 morti l'anno in Europa per inquinamento. Quindi i danni sulla ripercussione che ha su di noi sono impressionanti. Compriamo pubblicità e stiamo vivendo in un mondo malato, dove la fotografia oggi è questa, dove purtroppo siamo intossicati progressivamente a livello cellulare, mitocondriale, tissutale, dove i campi elettromagnetici sono diventati una normalità, perché la tecnologia è importante, certo, ma i danni che stiamo facendo alle future generazioni sono impressionanti. Guardate come danneggiamo il cervello di un bambino con le radiazioni. E poi gli adulti, ormai ci siamo abituati e siamo dopati, è diventato un doping della nostra vita, probabilmente, la tecnologia. Ma dobbiamo proteggerci, dobbiamo usare dispositivi come ieri avete visto, il Liberatum, l'Undis oppure la Smart Card, in grado di proteggersi da questi danni. Guardate qui gli studi fatti dall'industria dicono: ah, guarda un po', non ci sono effetti collaterali. Poi gli studi li fanno università indipendenti e dicono che i danni ci sono. Allora noi dobbiamo cambiare prospettiva, cambiare paradigma, unire le forze. Ed ecco ancora i wifi, i danni che facciamo a livello dei campi elettromagnetici alla nostra acqua del corpo, che siamo 80-90% di acqua. E gli studi stanno già dicendo, attenzione, linfomi, leucemie, meliome stanno condizionando pesantemente la nostra vita attraverso i campi elettromagnetici, non solo la dieta, stiamo pensando solo alla dieta, no, attenzione, radiazioni, campi elettromagnetici, metalli pesanti, questo, e noi oggi lo possiamo monitorare. Allora, a livello epigenetico abbiamo dei danni importanti a livello del nostro sistema immunitario, allo sviluppo di infiammazione cronica, patologie, malattie mentali, metaboliche. Cosa possiamo fare per limitare questo? Dobbiamo prima di tutto creare gruppo, unirci e creare consapevolezza, informazione, mettere a posto il motore mitocondriale, contrastare l'ipossia. Il premio Nobel del 2019 ormai è una realtà sul fatto che l'ossigeno è indispensabile per la nostra vita. Incominciare a condividere scelte consapevoli con le persone, di scegliere i cibi, scegliere la qualità dei cibi e l'ambiente dove viviamo. E incominciare a parlare di omocisteina, del controllo dell'omocisteina attraverso cofattori semplici come vitamina B6, folati, B12, la metionina. E incominciare a parlare alle madri prima del concepimento. Non possiamo continuare a pensare che sia la normalità avere a che fare con disruttori endocrini, metalli pesanti, particolato euro disperso. Perché questo condiziona pesantemente le ripercussioni sulla salute. Oggi ne parlerà la dottoressa Panisi, la pediatra, e lo approfondiremo poi l'8 con lei. Vedete, non c'è solo l'intestino, c'è tutto a livello del microbiota. Quindi la bocca, la pelle, l'intestino, la vagina, il cuoio capelluto, le ascelle, gli escrementi, i piedi. Quindi dobbiamo prendere in considerazione l'organismo a 360 gradi. E noi oggi abbiamo un mappatore epigenetico straordinario, pensate che col bulbo del capello in 12 minuti ci dà una risposta per inquadrare il paziente e migliorare l'anamnesi, quindi capire quali sono gli stressor ambientali, i marcatori nutrizionali, intervenire a scopo preventivo e predittivo e non quando è troppo tardi. E quindi fare vera prevenzione preprimaria, come dicevo prima, attraverso la salute dei padri e delle madri prima del concepimento. Perché, come ci insegna l'AIRC, nella comparsa dei tumori conta anche l'epigenetica, ne parlerà tra poco Biava. Queste sono le statistiche delle mortalità. Guardate, no? Oggi abbiamo a che fare con le statistiche. Guardate un po' in fondo. 84.000 morti per inquinamento dell'aria. Guardate, 10.000 morti per polmonite, 11.000 morti per morbo di Alzheimer, 14.000 per errori medici, 170.000 morti per tumore, 230.000 morti per malattie del sistema circolatorio, che sono diventati purtroppo secondari oggi. E poi da 3 a 1,5 morti per morbillo. E questo penso che oggi debba essere un attimino
Capito cosa sta succedendo? Quali sono le cause? Certo, questi sono i dati, ma quali sono le cause? E questi sono dati ufficiali dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica. Quindi sono fonti ufficiali questi, sono dati ormai accertati. Cosa possiamo fare per evitare la strage degli innocenti? Allora, vedete, guardate, il Senato della Repubblica, documento ufficiale, effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza di tumori, di malformazioni fetoneonatali ed epigenetica. Allora noi dobbiamo lavorare qua, dobbiamo riportare a livello e lavorare a livello di fisiologia, fisiopatologia. Un uomo intelligente risolve un problema, un uomo saggio lo evita. Ecco l'epigenetica. Partire dalla condizione preprimaria e primaria delle malattie, perché le malattie iniziano a livello cellulare. Allora, velocemente, noi creiamo un report partendo dal bulbo del capello, che accumula tutte le sostanze. La NASA già lo utilizza per gli astronauti per valutare l'impatto ambientale e la loro salute, e viene utilizzato anche, per esempio, a disturbi psichiatrici, ma lo sapete, il bulbo del capello ormai è fondamentale, è un biomarker molto affidabile. Prendiamo quattro bulbi di capelli che contengono tutto e archiviano tutte le informazioni, l'impatto ambientale che ha avuto la persona, secondo il suo stile di vita, secondo dove vive, dove lavora, dove dorme. È questo che fa la differenza, personalizzare la nostra anamnesi, in maniera che poi sappiamo leggerlo con un dispositivo rivoluzionario che si chiama S-Drive e in 12 minuti avere una risposta e quindi mettere i dati che arrivano da questo sistema importante e li sommiamo all'anamnesi che si fa normalmente. Questo ci permette di avere un quadro generale di tutti i fattori che possono influire sulla salute e intervenire. E questi sono tutti certificati internazionali. L'FDA, su un'interrogazione dell'azienda, dice che noi possiamo dire che questo sistema può essere molto utile per promuovere la buona salute, promuovere uno stile di vita sano, motivare, incoraggiare e sostenere il raggiungimento di obiettivi di salute e benessere. E questo a noi ci basta. Centri per la medicina integrata della riproduzione, so che c'è Sebastiana Pappalardo, Luigi Montano, Marco Firmo, insomma, utilizzano questo sistema da ormai molti anni, cioè più di 2 anni. Perché? Perché sappiamo che i segnali che arrivano, prima arriva un segnale, crea un disturbo e poi crea un problema. Quindi noi dobbiamo leggerlo prima che questo diventi un problema. E poi, permettetemi di ricordarvi che l'amore per la vita, perché è l'unico regalo che non riceveremo mai 2 volte. Questo è il nostro obiettivo, unire le forze attraverso l'associazione che è stata creata, che sta portando avanti Elisabetta, perché dobbiamo unire anche i valori e principi universali. Ci stiamo perdendo la gratitudine, il sorriso, il donare il nostro tempo, la passione, il rispetto, la riconoscenza. Ecco, dare messaggi forti di speranza e onore, la comprensione, per migliorare questo mondo. E ricordatevi che la vita senza amore non ha senso. Grazie di cuore. Grazie veramente di cuore. Ho sforato il tempo di 8 minuti, ma lo recuperiamo. Grazie di cuore.